Siamo alla Montagnola, uno dei luoghi più storici dell'isolotto. Siamo qui perché oggi è l'ultimo sabato del mese e abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa, il sabato del bello del quartiere 4, che si tiene appunto tutti i sabati del mese, insieme ai volontari degli Angeli del Bello e ai cittadini che vogliono dare una mano a prendersi cura degli spazi pubblici e dei giardini del nostro quartiere. È un'iniziativa che abbiamo lanciato insieme all'assessorato all'ambiente del comune, insieme a Alessia Bettini, e vediamo che sta riscuotendo successo l'iniziativa, oltre a creare nuovi gruppi che poi si sono autonomamente dati un loro programma di attività, come questo dell'erbavoglio senza un foglio, che ci sta dando davvero una grande mano e speriamo di avere sempre più persone che parteciperanno. L'erbavoglio senza un foglio è un gruppo nell'ambito della Fondazione Gli Angeli del Bello che è stato costituito appositamente per agire nel quartiere 4, quartiere dell'isolotto cosiddetto, in quanto io che partecipo al gruppo degli Angeli del Bello già da diversi anni avevo visto che veniva privilegiato in particolar modo zone cosiddette sensibili sotto il punto di vista storico, artistico, architettonico. La nostra del quartiere 4 è una periferia che peraltro ha dei notevoli pregi sia per l'aspetto del vecchio isolotto degli anni 50 sia anche per le nuove periferie che sono particolarmente arricchite da tanti giardini. Giardini che di solito sono ben curati, ma che nascondono in vari punti angoli di sporcizia che è bene tenere pulito. Ma vetri che vetri c'erano? Di specchio sono appoggiati giù. Il progetto principe è quello di continuare a mantenere lo standard. Poi abbiamo in atto la riqualificazione di una parte di Viale dei Bambini che in qualche modo segue quell'intervento importante del giardino che fu fatto qualche anno fa. Dovremmo rifare la pavimentazione di una zona importante, il cuore diciamo sì pulsante dell'isolotto. Poi accanto a questo, perché sappiamo che non basta soltanto costruire e mantenere, ma bisogna anche in quel modo anche tenere alto il livello di vigilanza e monitorare di continuo i nostri giochi. Per questo, insieme all'associazione di volontari che si chiama Ampana, cercheremo a breve, si spera di partire a metà del mese di giugno, di riuscire a tenere sotto controllo, monitorare, vigilare, fare un po' di sensibilizzazione ambientale nei nostri giardini che sono veramente, veramente tanto. Vi ricordo che nel nostro quartiere sono circa 63 le aree ludiche, ovviamente per quanto riguarda le aree a verde sono oltre 110, per cercare in qualche modo di tenere sotto controllo tutte le nostre aree per rendere al massimo fruibile il nostro territorio. Abbiamo anche questa novità che è stata inserita nel bilancio di quest'anno, adotta una piazza, c'è questo meccanismo previsto dal decreto del governo per cui si può avere uno sconto sulla Tari se un cittadino, gruppi di cittadini, associazioni si prendono cura della pulizia e della manutenzione di una piazza, di uno spazio pubblico. Quindi quest'anno il comune sperimenterà in 5 piazze della città, nel nostro quartiere sarà Piazza per Vettori, ci sarà un bando. Speriamo che rispondano tanti cittadini della zona, associazioni, che così, prendendosi cura della piazza, in modo più bello rispetto a quello che si riesce a fare con il servizio pubblico, e comunque deve rimanere, perché prima di tutto il compito del comune non va via, resta, è fondamentale, però poi i cittadini possono fare di più e meglio se sono soprattutto quelli che vivono questi spazi pubblici.